Uno. Ah! Hai il vuoto? Hai il vuoto? Ragazzi, scorsa settimana sono stato a Porsche Udine per fare un preventivo di tagliando sulla mia 997 Turbo e dato che c'ero mi hanno detto: Sonny, siccome stiamo invitando i migliori clienti ad un test drive molto particolare a Cordina d'Ampezzo, provincia di Belluno, ci piacerebbe ci fosse anche tu. Che ne dici? Lì mi sono illuminati ovviamente gli occhi. Ovviamente il test drive sarà composto... non vi accenno nulla, vedrete poi nel video. E io amo Cortina, amo le montagne, quindi ho detto assolutamente sì. Ad una condizione: stavolta salirò a Cortina, ma non come l'anno scorso con la Porsche, anche se mi piacerebbe molto, ma tireremo fuori una chicca che ormai è da tanto tempo ferma e merita di sgranchire un po' le ossa. Non è la Cosworth, perché abbiamo fatto quasi 300 km una settimana fa. Qui dietro abbiamo una Lancia Fulvia spettacolare 1300, però purtroppo non è mia, è qui per un piccolo intervento che adesso ve la mostro, ma ci andremo con la targa nera. Adesso io purtroppo non ho la possibilità di emozionarvi col profumo che c'è dentro, perché sapete bene che sono un grandissimo feticista, passiamolo così, dei profumi degli interni, ma credetemi che è uno spettacolo. Quindi Lancia Fulvia 1300S Monte Carlo del 1973. Spettacolo! Ma sentite il profumo! Guardate gli interni, guardate la qualità che c'era una volta, tanti, tanti, tanti anni fa. Motore. Ragazzi, ci siamo. Porca miseria, si boccheggia. Tanto che la ragazza con i bambini se ne va al mare, io me la svigno in montagna, giustamente. Faccio questo video di partenza perché voglio assolutamente mostrarvi la 1 nelle condizioni in cui adesso, perché presumo che ci rimarrà per ben poco tempo. Intanto, anche la borsa in pandan 1 Turbo Club Italia. Abbiamo il cappellino dedicato di un raduno di circa 8 anni fa, più o meno. Vabbè. Ho dedicato quindi la mattinata a lavare bene l'auto e a trattarla con una cera apposita. Dopodiché ho trattato anche il paraurti posteriore e anteriore con un prodotto speciale alla cera d'api. Nero gomme, ho sfruttato mia figlia, quindi sfruttamento minorile, infantile direi, a 3 anni e mezzo, perché con le ditine è riuscita a pulire bene anche i cerchioni. Sapete benissimo di voi a questi cerchi, piuttosto che gli OZ, piuttosto che anche come la Cosworth Copomotive, è veramente frustrante stare a pulirli spazietto per spazietto. Beh, il motore è questo, sapete benissimo che l'auto è pressoché originale, un po' di pressione turbo in più, ma ci tengo che questa auto rimanga tale. Monto solamente un assetto e uno scarico che è la fine del mondo. Tra tutti gli scarichi che ho provato di un turbo, Checkam è pazzesco. Bene, questa sarà una delle prossime volte che vedrete una turbo così perfetta, perché basta metterci il piede sopra e lì il sassolino deve cadere e quindi non sarà più così pulita. Ora partiamo, ci aspettano circa 200 km andare, 200 a tornare, più tutto quello che faremo lassù, quindi penso un po' di migliaia di chilometri li faremo e ci divertiremo. Siccome mi ha appena chiamato Mauro dicendomi che gli manca ancora una mezz'oretta, è girare in Sardegna con la Supra, almeno mi faccio 800.000 crediti. Vediamo ora, ragazzi, se riusciamo a rendere questo ultimo giro il migliore della storia, per quanto mi riguarda almeno. Porca miseria, vattene via. Dai, 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 che ce la facciamo! No! Per mezzo secondo. Mi sa che è ora di partire. Andiamo. 112 km abbiamo fatti. Stiamo uscendo adesso dalla galleria che porta ad Auron Spicadore. Siamo ad Auron Spicadore. Si respira decisamente meglio.
siamo partiti boccheggiando, in galleria siamo stati 10 gradi, per fortuna anche perché questo povero motore almeno diamo un po' d'aria fresca da respirare, altrimenti. Quindi si respira meglio, ma soprattutto quest'aria fresca è inebriata da un Harbor Magic molto particolare. Non serve che ve lo dica perché potete immaginare quando sia quasi il pieno su un'auto del genere profumo. 488, pista! Guardatela, davanti. Va con pieno anche lui, dici? Gli facciamo vedere qual è la rossa che comanda? Che spettacolo, guardate la visuale. Qua tra l'altro l'anno scorso, se andate a vedere nei video precedenti dove l'ho fatto con la Porsche 97 Turbo, qualche curva più in su sento dietro c'è nel video, mi giro e c'era Power Slide con Huracan STO, pazzesca, ma veramente pazzesca. Spettacolo 993 4S con targa personalizzata e noi con l'auto turbo. Qui abbiamo un 356, come dice il nostro Porscista dovrebbe avere una novantina di cavalli, che anno è? Dal 56 al 62. Bene. Poi RS6. Turbo S del 2021? Beh, qua non puoi sbagliare. Non puoi assolutamente sbagliare. Gran petardo. Poi camminando ti cade l'occhio su un alettone familiare e vedi questo degrado. Povera Cosworth, deve essere ferma qui da tantissimi anni o comunque tantissimo tempo. Guardate il muschio qua, credo sia un 2WD allestito 4 col cofano del 4 con le prese d'aria, però tutti i vetri sono marchiati 8, soprattutto gli interni anche in tessuto. Mamma mia, guardate gli interni, è ermetica per il tettuccio, guardate le pinze, incredibile. Povera auto, mi sa che quasi quasi lascerei un bigliettino con scritto: ragazzo offre seconda possibilità di vita a questo spettacolo. Fine Cortina e non vuoi mangiare il casonzie con le rape rosse, piatto tipico della zona, mentre fuori slavina? Per tornare in hotel, senti sto pazzoide qua che urla RS, che cazzo è? Passa un F12, figo, parcheggiamo, 4 frecce, arriviamo qua, ti accorgi che non è RS, ma comunque abbiamo un 36 Metzger e davanti abbiamo un prodotto italico molto interessante. Cos'è allora? Oltre che targata Francia. No, 3650 cavalli. E che spettacolo. Cosa abbiamo qua? Cambio palette al volante, ma va bene comunque. Un'auto che per un momento avrei voluto portare a casa. 208.000 km. Wow, 208.000 km. vabbè, vuol dire che se la gode. Ragazzi, siamo appena svegliati, direzione test drive, abbiamo già visto. Oggi, tra l'altro, questo weekend c'è la Coppa d'Oro del Dolomiti 2022. Abbiamo appena visto una 997 MK1 GT3, poi 965 e adesso tantissimi pezzi veramente, veramente datati, cioè vi sto parlando di anni 30-40. Adesso scendiamo, se riesco a immortalare qualche pezzo ve lo mostro. 914. Ferrari questo? Sai che non so. Eccoci arrivati al chaletto Fane, dove Porsche, Padova, Udine, Treviso fanno da sponsor e hanno la possibilità di portare fino a 10 clienti. Adesso faremo una mezz'oretta, un'oretta di trekking assieme a tutti, poi un'altra oretta di bike e il pomeriggio invece lo dedicheremo ai test drive con direzione Lago Ghedina. E siamo pressoché tutti motorizzati, non ibrido, bensì elettrico, ma in questo caso va bene. Abbiamo la Taycan che guida, ma la figata più totale, sapete qual è? Il motore Polini delle e-bike, che ricordi?
Dai! La macchina è già in moto perché riconosce, tu l'hai aperta, sei sì. salito e automaticamente ha acceso tutti gli schermi, quindi la macchina è già in moto. Questa invece è la levetta delle marce, tutta in giù è drive, tutta in su è retro. Ok. E ti spiego brevemente cosa sono questi. Questo è, l'indicatore della forza G. Gravità, ok. L'accelerazione avanti, indietro e laterale. E qua ti fa vedere anche la potenza che ti dà di energia in azzurro o in verde, se va qua quando fai il recupero energetico. Al momento noi siamo al 79% con 286 km di autonomia. Questo manettino serve per cambiare le modalità di guida. Che altro che in Sport Plus non puoi andare nel recupero energetico, che è questo simbolino qui. Se tieni il piede un po' sul freno aumenta questa banda di recupero energetico. Sfruttandolo. Porsche ha lavorato tanto su questo recupero energetico. Beh, questo è molto interessante. Soprattutto... ogni volta che cambi il manettino l'auto si abbassa e si alza un po'. Sì, perché in base alle modalità ti regola anche l'assetto con le pneumatiche. Boom, Taycan GTS. Accendiamo questo 8 cilindri. È già acceso. Mettiamolo in marcia. Ma questa vettura qua, la Taycan, in realtà non è monomarcia, nel senso che è costruita con due motori elettrici, uno all'anteriore con l'asse anteriore e uno sull'asse posteriore. Okay. Nelle versioni sportive l'asse posteriore, il motore sull'asse posteriore ha due marce, quindi sentirai in modalità sport, sport plus, che cambierà la marcia. Questo perché okay. è stata fatta apposta per dare delle performance molto molto elevate. E soprattutto dare molta più spinta in accelerazione, soprattutto per le accelerazioni 0-100. Un Turbo S fa da 0-100 2,6 secondi. L'unica macchina termica al momento che della gamma Porsche che batte questo tempo è la Porsche Turbo S, che okay. fa 2,5 secondi, cioè un decimo. Addirittura. Ti invito a schiacciare tutto. E questo è normal? Sì. Ma la figata è quando tu fai, la metti in Sport Plus ed prende il tuo vero count. Ah, quindi? Questo tu qui fai la curva e accelera. Senti. Ma pazzesco. È un'astronave. Pazzesco. Ma sei veramente dentro un'astronave? Sì. Ma anche è pesantissimo, ma è super agile, cioè è pazzesca. E questo suono è dato è voluto. Sia dalle casse che sia esternamente. Ok. Esternamente da... Ma si sente un casino esternamente, però comunque. Sì, è voluto. Quindi non è un qualcosa che è dato dall'uso, dal frizionamento, è un qualcosa di creato apposta per dare un'identità alla vettura e per dare un suono. Certo. Perché Porsche è famosa per il suono delle Porsche. Certo. Aspirato certo. da noi. Qua c'è una concezione completamente diversa, insomma, non c'è paragone. Dare un sound che identificasse questa macchina qui. Ok. Che è la navicella spaziale. Che è giusto, secondo me. Vai. Launch control da 3, 2, 1. Vai. Oh, porca miseria. La cambiata si è sentita, eh? Sì. Peccato che hai dovuto tagliare subito, se no era... Però senti la trazione curva. Senti che sei sui binari. E sei sui binari? Non perde trazione, non sgomma, non... Cioè tu volendo adesso... Sì. Superata l'arancio. Prima le supero e poi penso di superarli. Esatto. Ok. È più o meno così. Ok, ragazzi, 3, 2, 1. Hai il vuoto nello stomaco. Tieni giù. Porca miseria. Hai il vuoto di tre. Sì, l'avvallamento, il peso, sì. Hai il vuoto nello stomaco. Qui abbiamo un ibrido, prevalenza benzina, quindi. Un 3.000 o 3.500. 3.500, ok. Ok, quindi parte sempre, in ibrido. Parte in full electric, okay. Power, vedi che c'è scritto. Ok. Ma tu non puoi accenderla col termico subito? Sì, giri il manettino, lo metti in sport e si accende il motore. Ah, per sentire il termico, adesso posso metterlo già in sport. Oh. Beh,
siamo più a casa. Siamo più a casa. No, basta che andavi sulla strada normale, acceleravi, si accendeva. Si accendeva da solo. Boccia. Ovviamente questa è una 4S, non è una turbo. La turbo okay. Fa un rumore molto più feroce. Molto, ok. Mi mancava un po' la trazione classica. Per me no. No, per nulla. Mi fa molto più godere una fionda come la sì, è, ecco, una fionda, ok. Cioè, alle più tempo. No, porca miseria, dai. Sono un quarto d'ora. Ma non è vero. Sarà il fatto che sento il motore termico, quindi questo mi dà quell'emozione in più, certo. Cioè, personalmente parlando, non metto in dubbio. Ma anche le turbine sono sempre pronte, cioè è una coppia comunque molto. Sì. È lì pronta. Certo. Vabbè, raga, che devo dire a fare? Sono venuto su una monoturbo, porca miseria. Lasciatemi godere un po' questo benzina. Certo. Ecco, quello è un brontosauro, per esempio. Un brontosauro. Great. Thank you very much. Oh. A me, mi piace. Sì. La domanda che sorge spontanea è, per quanto riguarda i tagliandi invece, auto simili, come mi comporto? Qua abbiamo due esperti nel settore. Due più esperto di me. Due più esperto. E scopriamo che il costo reale è il costo delle gomme, magari attorno ai 100.000, un controllo delle pastiglie si fa anche. 100.000 km per un controllo all'impianto frenante, fondamentalmente. Quindi oli, eccetera, non se ne parla. Si fa un check. L'impianto frenante di queste vetture non è l'acciaio normale, ma è un acciaio tungsteno, quindi ha più performance e più durata. Si sente che comunque la potenza frenante è nettamente superiore a un impianto classico d'acciaio. Infatti pensavo che fosse al carboceramica. Ma il assolutamente sì, consideriamo sempre che sono più di 2000 kg di vettura, quindi per fermare una massa tale serve una performance di... Certo. Ah, non ve l'ho detto. Ma vicino a me è il titolare della Simoni Racing. Non so quanti di voi hanno goduto negli anni passati, ma io sicuro i primi anni che avevo l'auto e attualmente rappresenta i mozzi, tutte quelle modifiche che ci davano un entusiasmo mille. Bene, lui è titolare, ha una fantastica M2 che le trovate spesso anche nei video di Matteo Torrisi, Officina del Pilota. Sì, altri Salvadori, Pelle Perla, un po' di... Andrea Monti, Centro Post Treviso. Sì. Grazie. E anche oggi, ragazzi, è andata. È stata decisamente una giornata emozionante. È la prima volta nella mia vita che provo la Taycan GTS, una fionda sotto ogni punto di vista. È veramente imbarazzante, una potenza veramente imbarazzante. Soprattutto appoggiata su un telaio incredibilmente performante. Un'auto evoluta sotto ogni punto di vista. Abbiamo affrontato i temi dei costi di mantenimento, quindi dei tagliandi che penso che non li vedono nemmeno. Ora vale la pena dire una è meglio dell'altra, meglio il termico, meglio l'ibrido, meglio l'elettrico. A mio avviso sono mondi veramente veramente diversi, dipende in primis ciò che vuole il cliente finale. Io vabbè sono di parte, quindi è inutile che vi dica che per tutta la mia vita guiderei solamente termici, cioè sono venuto qua con un nuovo turbo. Potete già immaginare lì la mia preferenza. Ciò che mi chiedo è, sarà veramente il futuro l'elettrico? Ma soprattutto, crediamo davvero che le batterie possano salvare o quantomeno rallentare l'inquinamento a livello globale? Scegliere un'auto elettrica oggi piuttosto che una termica ci può far sentire più green? Ditemi la vostra nei commenti. Io, per quanto mi riguarda, oggi ho guidato tre auto estremamente sofisticate, all'avanguardia, tecnologicamente incredibili, auto capaci di emozionare alla loro maniera. Vedo l'elettrica come un'esperienza alternativa, non peggiore o migliore, semplicemente diversa, che può rispondere in modo positivo a chi vuole avere risparmi sui costi di rifornimento, ad ora, tariffe assicurative agevolate, esenzione bolli, maggior comfort alla guida, data la silenziosità dell'auto, oppure a chi piace una regolazione on-off che solo un motore elettrico può dare. E adesso rincasiamo in hotel con quell'auto che quando è stata creata in quegli anni probabilmente di elettrico c'era la lavastoviglie, forse, nell'85 non so se c'era, ma sicuramente il frigorifero. Launch control prima con la Taycan, adesso con la 1. Vediamo chi se la cava meglio.
siamo ormai quasi arrivati a casa. Spero il video vi sia piaciuto. Come sempre, mettete like, condividetelo, fate quello che insomma volete fare. Seguitemi sui social, perché su Instagram che spesso condivido insomma le nostre, le mie passioni. E beh, vi saluto con questa chicca davanti a me. Guardate che bello questo 3002. Busso.